Ciao a tutti, sono Sara e queste sono le ricette no waste per l'alveare che dice sì. Oggi impareremo ad utilizzare le bucce della mela per produrre il lievito naturale. Oggi prepariamo il lievito mad con una farina di grano duro e con un mix di farine, farina di riso e farina di mais per gli intolleranti al glutine. Si prende la buccia della mela, tagliatela in pezzettini leggermente più piccoli. Mettete il tutto nel bicchiere del frullatore. Aggiungete un goccio d'acqua fredda, giusto che vi permetta di frullare. Otterrete questo succo di mele leggermente denso. Riprendete le tazze con la miscela e con la farina di grano duro. Un colino ci aiuterà a filtrare il tutto e a far cadere nella tazza solamente la parte liquida, che è quella che interessa a noi. Una volta ottenuti gli impasti vanno coperti con della pellicola e poi vanno forati con uno stuzzicadente in modo tale che l'aria passi. Si lascia riposare per 48 ore. Trascorse le 48 ore trasferiamo i due impasti in due barattoli di vetro ermetici. Questo è il risultato. Comincerete a vedere le bolle. Significa che lo lievito è vivo. Potete cominciare a utilizzare lo lievito per i vostri impasti e in seguito dovrete rinfrescarlo però con della farina nuova ogni 24 ore e dovete conservarlo assolutamente in frigorifero.